Da qui si scende per arrivare in centro e altrove. Eccoci qui sul lungomare di Santa Maria di Leuca. Dobbiamo andare verso il faro. Da qui sono 15 minuti a piedi. Preparatevi! Sì, perché da questo punto partono i 282 scalini. È tutta impressione, in realtà non è così faticoso come sembra. Corri, Forrest, corri! Com'è, sei stanco? Un po'. Vedi, quando abiti all'ultimo piano, devi farti sempre tutte le scale. Stanchezza, sto sole. Questa è la cascata monumentale che rappresenta il punto terminale dell'acquedotto pugliese. Una volta in cima, proseguiamo per andare verso il faro, il punto più hot. Eccolo lì il faro, sempre più vicino. Qui la piazza è molto grande. Il faro è situato sulla punta Meliso ed è alto quasi 49 metri. Questo qui è il santuario di Santa Maria di Leuca. Questo qui è il punto dove si incontrano il Mar Ionio con il Mar Adriatico. Qui, proprio davanti a questo faro. Torniamo un attimo indietro per vedere l'altro punto. Da qui si può notare il faro e ancora il porto. Andiamo a cercare l'acqua. Qui i ragazzi di scuola zoo, appena scattate una foto a loro. E adesso inizia la discesa. Torniamo indietro, però stavolta passando dal porto. Se dal lungomare prendete le strade secondarie, potete trovare la Villa Romasi, che è la villa più antica che risale alla fine del Settecento. Ce ne sono altre belle in giro, però questa diciamo che forse è la più bella.